Conoscete la Parent Project Apps? È un'associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Dal 1996 lavora per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine di bambini e ragazzi attraverso la ricerca, l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Perché ve ne parlo? Perché qualche giorno fa è stato l'anniversario di questo post che fece molto discutere. Era il 9 novembre 2021. Per alcune persone la ricerca non può fare nulla, ma per i ragazzi che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker ha fatto tanto, migliorando la loro aspettativa di vita. Proprio per questo i nostri ragazzi ci hanno messo la faccia, contribuendo attivamente alla realizzazione della campagna. Anche tu puoi fare un gesto straordinario sostenendo la ricerca. E vediamo se vi viene voglia di sostenerli. Quindi loro hanno usato i loro ragazzi per realizzare questa campagna. E che campagna è? Giudicate voi stessi. Prima foto. Questo ragazzo dice: poteva andarmi peggio, potevo nascere razzista. Seconda foto. Poteva andarmi peggio, potevo nascere omofobo. E vabbè, il razzismo e l'omofobia sono due atteggiamenti che vanno condannati. Terza foto. Poteva andarmi peggio, potevo nascere terrapiattista. E vabbè, a noi avevano detto anche questo. Poteva andarmi peggio, potevo nascere negazionista. Qui invece si comincia ad attaccare una categoria, quella dei negazionisti. Ma andiamo avanti. Poteva andarmi peggio, potevo nascere complottista. Anche in questo caso si attacca una categoria, quella a cui appartiene anche Mimar il complottista. E sinceramente non mi piace molto. Ma ciliegina sulla torta, ultima foto, poteva andarmi peggio, potevo nascere no buts. Questo per ricordarvi la campagna d'odio che hanno creato nei nostri confronti. È giusto non dimenticare tutto ciò che ci hanno fatto e ciò che ci hanno detto. Naturalmente il post ha ricevuto una miriade di commenti negativi, come supponibile, e la Parent Project Apps ha risposto così. Buonasera a tutti, abbiamo letto tutti i vostri commenti, da cui abbiamo tratto tutti gli spunti positivi e negativi. L'obiettivo di questa campagna è in primo luogo quello di sdoganare il modo in cui si parla della disabilità, un punto indispensabile per poter realmente parlare di inclusione. E quindi fatemi capire, voi per parlare di inclusione escludete alcune categorie? Vada per i negazionisti, vada per i complottisti, ma i no buds, quelli che hanno fatto una scelta libera, perché devono essere esclusi? I testimonial di questa campagna sono i ragazzi. Ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne, consapevoli e ben felici di metterci la faccia e l'autoironia. E questo mi piacerebbe sentirlo dai ragazzi, se davvero erano consapevoli del fatto che stavano attaccando una categoria. Prendiamo solo quella, dei no buds, cioè coloro che hanno fatto una scelta. Hanno scelto di non farsi inoculare una sostanza sulla quale non sono stati fatti test sulla trasmissibilità del virus. Ma andiamo avanti. Ben felici perché hanno provato sulla loro pelle tutti i colori del luogo comune, decidendo di riderci su. E secondo me qui non c'è nulla da ridere. Rispetto per questi ragazzi che si trovano in questa condizione, ma non per questo motivo bisogna deridere altre categorie. In questa campagna non giudichiamo, ciò in cui ognuno di noi crede. Non paragoniamo una convinzione ideologica ad un'altra. Avete appena attaccato alcune categorie? Avete detto che essere un no-buds è peggio che avere la distrofia muscolare. Ci schieriamo, ma questo è oggettivamente inevitabile. Perché è inevitabile, scusate? Fatemi capire. Bisogna schierarsi per forza? Bisogna per forza bullizzare altre persone? Non capisco. Parent Project, da 25 anni,
finanzia la ricerca scientifica, la sperimentazione clinica e supporta famiglie e pazienti. E per questo chapeau, tanto di cappello. Da anni supporta l'evoluzione scientifica e sociale. Beh, su quella sociale io avrei da discutere, perché quelle frasi lì, secondo me, sono inaccettabili. Tutto questo fa parte del nostro credo, di quello per cui ci battiamo ogni giorno. Vabbè, e se prima erano solo i genitori a farlo, ora ci sono anche i figli, protagonisti della propria vita. E questo è uno dei nostri grandissimi traguardi, la dimostrazione più onesta e grande di quello che è stato il lavoro di tutti noi. E questo è quanto, per non dimenticare. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.